Oggi si parla di alta moda e quando questa prende le forme più artigianali, più tradizionali, insieme a Luigi Borbone, che ha fondato la sua maison al centro di Roma. Lui fa molte linee, dall'alta moda al prêt-à-porter, gli accessori, fino all'alta gioielleria, e ha un sacco di storie interessanti da raccontare perché viene da una lunghissima tradizione familiare. Un vero promotore dell'artigianalità, del fatto a mano, e questa cosa mi piace moltissimo. Non vedo l'ora di conoscerlo. Oh, ci troviamo oggi ai Fori Imperiali, ma non quelli veri, ma quelli fatti con la scenografia, perché siamo a Cinecittà, sui set di vari film che sono stati girati qua. E ci troviamo insieme a Luigi Borbone. Buonasera. Buonasera a te. E stai per andare in onda, perché visto che è tutto online adesso, sì, per presentare la tua collezione, per cui sono gli ultimi istanti, un po' di adrenalina. Orientativamente siamo a mezz'ora dall'evento, quindi ansia da prestazione. Tanta voglia però finalmente di far vedere a un pubblico vasto la mia collezione, il mio lavoro e soprattutto tutto quello che è successo in questo anno di blocco. In questa collezione, infatti, Diego, ho messo tutto quello che in realtà mi è passato nella testa in questo anno di allontanamento dal pubblico. Quindi ho riflettuto tantissimo su chi sono, su chi vorrei essere e su chi ero. Tu dunque nasci già in un ambiente bravo. Importante. Io in realtà sono architetto prima di tutto, però in realtà vengo da una famiglia che aveva la sartoria. Mia nonna nasce come manchè per le sorelle Fontana e poi come apprendista sarta. Si innamora di mio nonno, che era un uomo già sposato, parliamo degli anni 50, che era andato in guerra, dato per disperso in Russia, e la sua moglie trovò un altro compagno e lui al ritorno la trovò incinta di quest'altra persona, quindi non c'era il divorzio. Quindi in realtà le famiglie si separarono e lui incontrò mia nonna a Piazza di Spagna e niente, loro si innamorarono, solamente che questo era scandalo e fu cacciata dall'atelier Fontana. Ah. E niente, lei decise coraggiosamente di aprire una propria sartoria e poi nata mia mamma, cresciuta là dentro, poi sono arrivato io. Naturalmente vedo oggi la sartoria in un'altra maniera, c'è un concetto di design, la moda è diventato costume e quindi diciamo che io ho contemporaneizzato l'alta moda, l'alta sartoria degli anni 50. Certo. Quanti siete in sartoria? Quanto tempo ci si mette a creare un abito da voi? Allora, siamo 5 persone, modellista e 4 sarte. Diciamo che orientativamente per un capo basico comunque siamo intorno alle 2 settimane. Vabbè. Se parliamo di un abito da sposa, parliamo di 3-4 mesi. Certo, quindi poi uno deve venire, provare, si crea pure un rapporto con te, con le sarte. Quello con è il bello, quanti. Perché poi la cliente diventa protagonista dell'essere, un corso d'opera. Senti, ma sono mai capitate situazioni divertenti, simpatiche, particolari con le tue clienti? Un episodio che è, diciamo, relativamente divertente, perché vabbè, non faccio il nome, ma è anche una persona conosciuta. E praticamente bisognava consegnare quest'abito per una consegna di un premio italiano legato al cinema molto importante e era sicuramente premiata questa persona e mi viene dato un orario di consegna. Questa persona mi telefona la notte dicendomi che lei assolutamente lo voleva avere la mattina, non più il pomeriggio. Ci siamo uccisi per farlo, ma io non ho fatto in tempo per un quarto d'ora. E niente, praticamente io ho visto l'autista con lei che stava uscendo dalla villa. Io ho iniziato a rincorrerli, ma loro pensavano che fosse magari qualcuno che avesse riconosciuto il personaggio e quindi pensavano fosse chissà... Ah, tipo autografo, le foto... Forse anche qualcosa di peggio, perché io praticamente lampeggiavo, suonavo il clacson come un impazzito, fin quando praticamente sulla Cristoforo Colombo gli ho bloccato proprio la strada e gli ho fatto vedere che ero io e sono riuscito a fare la consegna. Pensa a te che storia. Veramente grazie Luigi per averci raccontato tutte queste storie stupende. Grazie mille a te e spero magari di averti in atelier come ospite. Certo, io tra l'altro abito vicino, quindi ti verrò sicuramente a trovare. Grazie mille. Facciamo un aperitivo.